Riprendiamo, ragazzuoli. Mica arriveremo col Control Lake. Cazzo, troppo veloce. Segui. Seguirò. Prima fammi vedere cosa c'è di qua. Mamma mia, Alan. È allucinante perché attorno a lui c'è un casino di merda. Quando avevo rivelato il mio piano a Barry nella stanza ben illuminata, avevo finto di sapere cosa stessi facendo, ma non era così. Operavo secondo la mutevole logica di un sogno. Avrei dovuto raggiungere il lago lottando tra gli orrori della notte, premere un vecchio interruttore infuso di magia infantile, scrivere un lieto fine a una storia dell'orrore, salvare mia moglie dall'oscura prigione in cui era rinchiusa. Sì, Brian non è morta sua moglie, è sepolta. Sepolta, tipo intrappolata nel lago oscuro, ma alla fine non è morta. Segui, andiamoci intorno, non c'è niente, segui. Sicuro che devo andare qua sotto, si fa male, occhio. Piglia la granata accecante, bravo. Sì, ma scendi però, Alan! Figa, non so. E mo? Qui. Sono già pieno. E mo? E mo? So io dove dobbiamo andare. Ah, che culo. In realtà volevo sparare una cazzata di così, io dove dobbiamo andare, no, non è vero, però invece lo sapevo dove dovevamo andare, non dubitate. Perché ha saltato? È felice. Sì, ho spinto il mio primo carrello. Allora. Qua c'è la merda. Perché c'è la merda? Perché ci sono troppi interruttori. Quindi già si sa. Come va a finire? Quante granate accecanti però. Beh, almeno siamo ben equipaggiati, quindi siamo pronti a. Pronti, insomma, più o meno siamo pronti ai nemici. Entriamo qua dentro per prima cosa, perché dobbiamo esplorare bene. Per ulteriori pagine al manoscritto, munizioni e o thermos. Non te la restituirò mai. Luigi? Qui le munizioni. Ah no, sono già pieno. Ah no, mi è uscita qui. C'è qualcosa, no? Sta vecchietta di merda mi ha rotto le palle. Ma vai a giocare a carte assieme ai pensionati. Che cazzo mi rompi le palle a me? No, non tengo questo. L'altro? No, ridammi il buono. Fucile appena appena. Sì, non ti preoccupare, adesso ti faccio questo. Ci ho mai fatto cagare. C'ho il gatto davanti al computer. Madonna. Perché sempre. Sempre nei momenti più sbagliati. O quando non sto facendo un cazzo, che sono lì tranquillo, dorme. Quando sto giocando, va davanti allo schermo. Madonna ragazzi, non prendetevi mai un gatto se dovete fare una serie sul gatto. Cos'è che se uno ha l'altro i fucili? Basta, nient'altro. Qui c'è qualcosa, nope, andiamo avanti.
punto a caso, non vedo niente, Alan. Alan, sei in una prospettiva di merda, non vedo niente. Non vedo un Cristo. Vabbè, non si vede un cazzo. Micio, stai fermo. Vedi sta cazzo di mistola e pistola lanciarazzi perché... Ovviamente. Sì. Questi come gli elimino? Aspetta, così. Che cazzo? Ah, Micio, prima cosa, levati da davanti lo schermo. Grazie. Seconda cosa, come cazzo dovevo fare io a eliminare? Da qui? No, raga, non può farmi ripartire da di qua. Ma basta, ma non è possibile che c'è un cazzo di checkpoint ogni 10 chilometri. Ho aspettato che... Sei accorto di quanta merda c'è qua? Se io la punto qua in basso e ci vado davanti, recupero la vita? Certo che no. Sembra ovvia la cosa, perché non è una luce questa, no? Che cosa stavano proteggendo di così bello qua dentro, sti due? Ricarica l'arma nel frattempo, non sono accorto. Ok, bene. Non stavano proteggendo un cazzo, erano lì tanto per rompere i coglioni. Qui non c'è più niente, adesso lo spingo, lì neanche, qua dove c'è il pozzo, mi sono perso qualcosa, nope, là dentro, qua dentro non ho controllato, c'è qualcosa che si illumina, nope, andiamo a spingere quella merda, andiamocene via a sto posto perché sta iniziando a diventare nauseante. Non sembra che stai venendo. Pagina manoscritto. Voilà. Il luogo buio in cui mi trovavo superava ogni mia immaginazione. Non era solido, ma fluido. Era concettuale e soggettivo. Per un'altra persona, un artista di un altro campo, sarebbe stato molto diverso. Potevo percepire la storia del manoscritto intorno a me, le parole e le idee fluttuare nell'aria. Pronte a materializzarsi. Micio, cosa stai facendo? Perché il mio gatto mi vuole impedire di fare il gameplay? Perché vuole le coccole, povero. Dai, adesso gliene faccio stasera. Non vi preoccupate che non l'ho maltratto, anzi. Se sia un essere vivente trattato meglio di tutta la... Non è servito a niente. Indietro non ci torno, vaffanculo. Oh, un punto di controllo. Vieni, vieni. Tanto sì, che paura che m'ha fatto. Vedevo Mirror Peak in lontananza. Era là e si trovava Cauldron Lake. Ok, ed è pieno di uccelli, Alan, non è per dire, ma... Maria Vergine. Mamma, sono tanto felice.
Neanche le pile, ah, tutto pieno proprio. Starei scherzando, vero? Yeah! Cosa serve Gardaland? Eccoli, arrivano. Di controllo, vai, 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 vai. Allora, abbiamo un punto di controllo qua, quindi controlliamo un attimo in giro, vediamo qualcosa illuminare. Non si illumina un cazzo. E andiamo avanti. Un attimo, mi sto grattando la bocca. Qua possiamo salire. Sali, sali, Alan. Adesso arrivano un casino di uccelli a ucciderci, o almeno cercare di ucciderci, però non ce la faranno perché siamo troppo forti, eh. Preoccupare. Poi moriremo come dei coglioni. Ok, spingi sto cazzo di carrellino per favore. Carrellino, c'ho il vizio di carrellino ogni cosa, ma alla fine non è affatto un carrellino. Faccio che arrivano. Credo di cadere, non so perché. Ok, un altro andato, via. Ho imparato anche a sconfiggere sti merda. Praticamente quando ne uccidi un tot poi se ne vanno. Però stavolta non mi hanno avvertito che stavano per arrivare. Quindi poi se ne vanno. E però ne è arrivato un altro storm, va. Vabbè, non lo uccido sto coso. Però devo stare attento a non colpirli perché tirano via un sacco di vita. Qui posso andare. Non preoccupatevi, ragazzi. Ce n'è per tutti. Ah, sì, dai, vieni qua. Tempi di pallottole. Adesso arrivo anche per te, non ti preoccupare. Oramai so anche quanti colpi ci vogliono per morire tutti. Figuratevi. Ok, io devo andare di qua, ma lassù. C'è qualcosa? No. Bene, punto di controllo, perfetto. Apri. Perfetto, perfetto, guardate quanti colpi che abbiamo qua. Andiamo di qua.
Qui c'è qualcosa, no? Qui sì. Basta, solo questo. Voglio usare il fucile, dato che ho occasioni di colpi per tutto, praticamente. O arrivo uno di quei boss che è davvero il figlio di puttana. O altrimenti i giochi stanno diventando più facili. Ma la vedo dubbia. Siamo ancora nella foresta, mamma mia. Perché ha fatto il... Dove è andato adesso? Dove è andato? Dov'è? Ehi, ehi, ehi. Oh. Mamma quanto l'odio. Fermati, di Gonzale. Oh, adesso che non puoi più correre come un coglione. Mamma, ti sei spostato all'ultimo. Buio, ok. Anzi, ma mai più rivederci. Sarebbe meglio. Accendi sto cazzo di generatore, dai. Ok, punto di controllo. Perfetto. Munizioni, 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 munizioni. Ah, perfetto, perfetto. Pistola lanciarazzi. Un bel po' di colpi, direi di usarla. Ma queste cose qua di sicuro serviranno come poltergeist. Occhio, eh. No. Ah, minchia, se mi è venuto vicino questo però. Ah, tanto ho detto di schivare, non fare i colpi con lui. Dai, minchia, non sta fermo un minuto. E ha bisogno anche di parecchi colpi, eh. Si vede che stiamo arrivando sempre più alla fine, comunque. Mamma, che bordello, raga. Minchia, l'ho mancato, non è... Cazzo sta precipitando, scende lo space shuttle, non ho capito. C'è un altro di quelle merde? Ma hai rotto il cazzo adesso. Con che culo, guarda. Cogliere il mio thermos, che con questo sono imbattibile. Mamma mia! Sono due. Tanto si fermano sempre qua. Basta, non vengono più. Dai.
ucciso il tuo fratello gemello, vieni qua. Ops. Ops. Aspetta, va come si allontana, guardalo. Scappi? Ultimo colpo. Ciao, bello. A mai più rivederci. Stavolta. Cazzo. Penso che ritorni ancora. Qui? Dove era caduta la nave? Non ci posso andare. Magari c'è qualcosa. Dai, Alan, che palle, eh? Bisogna sempre fare tutto il giro perché non sai saltare. Non mi dire che è un altro che si muove così. Perché... Alan, corri, va. Che cazzo è successo? Boh. Alan, sto cazzo di bengala, dai! Ok, metto il controllo. Abbiamo sistemato anche questi. Perfetto. Andiamo qui. Me ne sto completamente sbattendo dei thermos, perché tanto oramai penso che si capisca che non sono riuscito a prenderli. Nada problema. Cosa sta succedendo? Ah, questo stava succedendo. Direi che è un po' più grande di noi. Ah, ok, bene. Credevo fosse un altro, tipo un poltergeist ancora. Che è successo? Cazzo! Sei matto. Alan, sei matto. Me la prendo sempre con te. Oh, merda. Sì, raga, ma non può venire fuori tutta sta roba, eh. Quindi vuol dire merda, vaffanculo, ma che sfiga. Stavo camminando bello tranquillo, ma arriva un coso esplosivo in faccia. Vabbè. Strada chiusa, io dove cazzo passo? Ma l'avete visto anche voi? Alan si è diventato un fantasma. Quella nigga, come sei sexy. Ho visto, stronzo. Non ho la luce contro stavolta. Ah, ti ho visto. Però sono un demente io. È diversa la cosa. Punto di controllo. Andiamo avanti. Sto facendo proprio spedito. Voglio sapere come va a finire, cazzo. Finirà, eh. Volendo posso salvare? No. Cioè, quindi se ci sono due finali, uno buono e uno cattivo, devo rifarmi tutto il gioco da capo. Benissimo. Perfetto. Oh, beh, tutta l'ultima missione, perché in American Nightmare, ma penso anche qui, si può scegliere la missione da fare. Benissimo. Abbiamo un bel po' di munizioni. Mamma mia. Il bug mi ha salvato. Qualcos'altro qua. Bene, andiamo avanti. Devo saltare qua sopra per poi saltare sul tettuccio. Poi saltare qui. Dai,
Ero preso bene, perché dovevo aver trovato il modo. Dove cazzo devo andare? Ah, di là. Mamma mia. Non ci posso credere, non ci posso credere. Quante volte ancora mi devo rifare il giro? No, perché dico, mi sarei importo il cazzo, eh. Vabbè, basta che vado di qua. Boia! Ma non dovevo andare neanche di qua. Sono leggermente bloccato. Ma devo salire lì. Ma va a cagare. Ho capito. Devo andare lì. Vaffanculo. Dai, la minchia! Ah, che due coglioni. Ma ce la posso fare, eh? Mamma mia. Allora. Di qua, a destra. Adesso passa di qui. Olè. Eh sì, neanche c'è entrato la cassa, minchia, ma si può essere più sfigati. Ah, devo di sicuro andare a premere quell'interruttore, quindi andiamo di corsa, Alan. Forza, 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 forza. Ok. Tac, esamina. Dovevo avviare il No, generatore. sei un... Dov'è adesso cazzo di generatore? C'è della merda. Deve star lì anche a avviare il generatore. Ecco qua il generatore. Questo cazzo di generatore. Oh la madonna, quante munizioni. Accendi. Ok, uno, due, tre. Allora si romperà. Arrivano quelli con le motoseghe. Bello. Mi mancava però. Io odio questi qua, giuro. Ciao ciccione. Ho schiacciato la granata, eh. Ho schiacciato la granata. Avete visto dopo quanto tempo l'ha fatto? Complimenti Alan, complimenti. Tutto da capo. Bene, 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 perfetto, scusa. Come? Vaffanculo. Ah, perché adesso mi gira il cazzo che è riuscito a evitarmi la cosa della pistola. Cioè, si è rotto, vero? Ah, ma non si è rotto. E allora sono tornato indietro per niente. Dai, Alan. Guarda che c'è il punto di controllo, mi sa. No, dai. Rompere le balle, dai, muoviti te però. Punto di controllo, dai, dai, dai. Oh, minchia. Usa. Ciao belli. USA, mica. Non so perché l'ho detto. Cioè, l'ho detto perché era venuto fuori USA. USA, USA. No, no, no. Già non mi piace. Già non mi piace. Ragazzi. Purtroppo devo stoppare, lo so. Mi sto prendendo troppo bene a giocare. Guarda Dopo questo, che Zane poi stoppo. se ne andò, restai solo nel sogno mutevole di quel luogo buio. Dovevo raggiungere il cottage. Nel manoscritto avevo incluso un modo per arrivarci. Seguii l'idea di un sentiero. Avevo scritto che avrei attraversato l'oceano che mi bloccava la strada e che ci sarebbe stato un ponte che conduceva all'isola. L'idea del cottage guizzò nell'oscurità sommersa. Desiderai che il cottage fosse vero. E così fu. Bravo Alan, vedi che sei ingegnoso. Adesso. Adesso io stopperei.
torna indietro. Sì, ragazzi, stop. Ci vediamo alla prossima puntata.